Chi mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore. Lo vogliamo leggere questo? Amen. Nel Vangelo di Giovanni, io non avevo in mente di leggere questo, però il Signore me l'ha messo in cuore adesso e vogliamo seguire la voce dello Spirito. Amen, alleluia. I veri cristiani devono seguire la voce dello Spirito. Amen. Vogliamo leggere in Giovanni 14. Alleluia. Se volete ci mettiamo in piedi così leggiamo insieme questa parola, va bene? Gloria a Dio. Giovanni 14, dal verso 15. Amen. Gloria a Dio. Leggiamo. Dice Gesù, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Potete leggere un altro verso voi. Uno lo leggo io, uno lo leggete voi, va bene? Ricominciamo. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Amen. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che voi dite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Amen. Gloria a Dio. Potete sedervi, cari. Voglio meditare brevemente questa parola qualche minuto. Amen. Abbiamo qualche minuto. Gloria a Dio. Ce l'abbiamo qualche minuto? Amen. Alleluia. Ce l'abbiamo qualche minuto per Gesù? Amen. Alleluia. Ma ti voglio dire qualcosa che non è solo per te, ma vale anche per me. Gesù non vuole solo qualche minuto, lui vuole l'intera vita. Amen. Lui vuole tutta la nostra vita. Il vero cristiano deve stare sempre in contatto con Gesù. Questi versi, alleluia, che abbiamo parlato, cari fratelli, care sorelle, ci parla di un amore e un amore ci parla di una relazione, comunicare, uno stare insieme. E qui Gesù ci parla di qual è il significato del vero amore per lui. Amen? Perché non basta dire solo con la bocca, io amo Gesù, io amo Dio, a me mi piace ascoltare la parola di Dio e poi. Ma il vero amore per Gesù, e questo è molto importante che lo sappiamo, ognuno di noi, il vero amore per Gesù
ci porta ad ubbidire a Gesù. Se io veramente amo Cristo e ho capito, come diceva il fratello, il grande amore che Cristo ha manifestato verso di noi, il suo grande amore dove si è manifestato? Qualcuno lo può dire? Dove si è manifestato l'amore di Cristo verso di noi? Amen. Alla croce. C'è un passo in cui l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, che Cristo è morto per noi. Amen. Quando noi eravamo ancora peccatori, lui è morto per me, quando io ero ancora un peccatore. Non quando io lo adoravo, non quando io lo glorificavo, non quando io lo servivo, ma quando io ero un peccatore. Era un ribelle, un malvagio, un bestemmiatore. Ma lui manifestò il suo amore morendo alla croce per i peccatori. Amen. E adesso noi dobbiamo capire il grande amore di Gesù. E se io veramente capisco il grande amore di Gesù, io non posso fare altro che ubbidirlo, che avere quel desiderio di ubbidire al Signore. Amen. Alleluia, gloria a Dio. In questi versi che abbiamo letto dice, amen, il Signore dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Giovanni 14, verso 15. Gesù dice: se mi amate, andrete tutte le domeniche alla messa. Se mi amate, alleluia. Mi pregherete, mi loderete, canterete i canti a me se mi amate. No, non dice quello, fratelli. Quello fa parte dell'amare Dio. Lodare, cantare, fa parte. Venire alle riunioni fa parte. Partecipare a, alleluia, a questo servizio, a questo culto, possiamo dire, a questa riunione, fa parte dell'amare Gesù. Ma la cosa più importante è osservare i suoi comandamenti. Lui dice: se mi amate, vi metterete una bella cravatta, dice il Signore. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, dice il Signore. Amen. Amen. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quello che Gesù vuole da noi, cari ragazzi, è che noi lo amiamo ubbidendo ai suoi comandamenti. Ubbidire la sua parola, osservare la sua parola. Questo deve essere il desiderio dei nostri cuori, se veramente abbiamo capito l'amore di Gesù. Amen. Se veramente, alleluia, abbiamo creduto in Gesù, se veramente Gesù è il primo amore della nostra vita, noi desideriamo osservare i suoi comandamenti, ubbidire ai suoi comandamenti. I suoi comandamenti sono le sue parole, i suoi insegnamenti, la sua volontà. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Soltanto quelli che ubbidiscono alla parola di Gesù, che amano veramente Gesù, soltanto quelle persone che sono disposte a seguire la parola del Signore possono ricevere lo Spirito Santo. Qui Gesù Cristo collega l'amore per Lui, per il Signore, ubbidire alla sua parola con lo Spirito Santo. Cioè, io non posso avere lo Spirito Santo se io sono un ribelle,
se io sono un maleducato nei confronti di Dio, se io non rispetto Dio, scusate quello che dirò, se io me ne frego della sua parola, tanto visto che siete giovani, ho usato un linguaggio giovane, se io non rispetto la sua parola, io non posso ricevere lo Spirito Santo. Chi non ama la parola del Signore, chi non ama Gesù, chi non osserva la sua parola, non può avere lo Spirito Santo. Ma ci sono altri spiriti. Questo mondo, ragazzi, è pieno di demoni. Chi non rispetta la parola di Dio non può avere lo Spirito Santo, ma ci sono demoni. I demoni sono spiriti malvagi. Chi non ama la parola del Signore Gesù, chi non segue questa parola, ha un'influenza del diavolo. Ecco perché oggi gli uomini bestemmiano, disprezzano la parola di Dio, perché il diavolo li trascina, il diavolo li domina, il diavolo li inganna. La Bibbia dice, l'Apostolo Giovanni diceva, se una persona che dice di essere cristiano ama il mondo, l'amore del Padre non è lui. Se io dico di essere cristiano e invece di amare Gesù, invece di amare la parola del Signore, io amo il mondo, amo i piaceri del mondo, i divertimenti del mondo, le cose che il mondo mi offre, i piaceri, le cose del mondo, io non ho l'amore del Padre. Io non sono un vero cristiano. Se noi vogliamo essere veri cristiani, dobbiamo amare Gesù. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Allora, se tu ami Gesù, se tu ami la sua parola, se tu segui, anche se hai dei difetti, anch'io ho i miei difetti, io non sono perfetto. Io ho i miei difetti, ho le mie difficoltà, ci sono momenti difficili. Però nel mio cuore ho un desiderio di seguire la parola di Dio. Anche se a volte sono debole, sono stanco, a volte sembra che non ce la faccio, ma alleluia, nel mio cuore c'è un desiderio. E allora dice, e io pregherò il Padre, dice Gesù. Quando tu ami la parola, Gesù prega per te. Amen. Alleluia. Quando tu ami la parola di Gesù, Gesù intercede per te. Tu hai un intercessore davanti al Padre, alla destra del Padre. Gesù prega per te. Lui ti sostiene. E se Gesù prega per noi, fratelli, c'è potenza. La preghiera di Gesù è potenza. Amen. Ecco perché un vero cristiano non può dire fratello prega per me, fratello, chiediamo a tutti fratello, e dov'è l'intercessore nel cielo? Alleluia. Dov'è il re dei re che prega per te? Amen. Io voglio che Cristo preghi per me. È vero, è buono se il fratello Wisdom prega per me, se la sorella prega per me, se io prego per te, il fratello Carlos prega per me, preghiamogli, ma noi ci dobbiamo ricordare sempre che Cristo intercede per noi. Dice, io pregherò il Padre. Se tu ami la parola di Gesù, Gesù prega il Padre, intercede per te, per darti la forza, per liberarti, per illuminarti, perché la preghiera di Gesù porta liberazione dai demoni, dai vizi, dalle catene di Satana, dalle maledizioni. La preghiera di Gesù libera da ogni male. Amen. E allora noi diventiamo forti, diventiamo uomini benedetti, diventiamo uomini santi, perché la preghiera di Gesù ci protegge. È Lui che prega per noi. E dice, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore. Perché? Perché amiamo la Sua parola. Se noi vogliamo essere ripieni di Spirito Santo,
Dobbiamo amare la parola del Signore. Dobbiamo osservare la parola. Osservare è una parola che ha un grande significato, perché io quando osservo qualcosa lo guardo attentamente. Quando io osservo vuol dire che sto prestando attenzione, mi sto concentrando, sto osservando quella cosa perché veramente quella cosa è importante per me. E così dice: se mi amate, voi osservate la mia parola. Se tu ami Gesù, tu non ti puoi distrarre. Tu devi osservare la parola. Alleluia! Devi guardare attentamente la parola. Ti devi focalizzare sulla parola, concentrare sulla parola. Il tuo sguardo, il tuo cuore, la tua anima devono andare sempre verso la parola. Alleluia! Questa è la vita dei cristiani, fratelli. Questa è la nostra vita. Non è solo venire al culto, alla riunione, gloria a Dio, è bello stare insieme, ma qui quanto stiamo? Quanto stiamo qui? Un'ora, due ore, tre ore, quattro, non lo so. E poi tutta la settimana siamo da soli. Qui, il tempo che siamo qui, è un tempo minimo della nostra vita. Noi adesso siamo qui un'ora, due ore, e poi abbiamo centinaia, centinaia, centinaia di ore fuori, nel lavoro, in casa, nella strada. E anche lì noi dobbiamo osservare la parola. Osservare la parola, pensare la parola, avere il cuore in contatto con la parola di Gesù Cristo, avere il desiderio di ubbidire a Gesù Cristo, alla parola del Signore. E allora noi, alleluia, saremo ripieni dello Spirito Santo che Dio ci darà ogni istante della nostra vita. E questo è quello che fa la differenza, ragazzi, che lo Spirito Santo vive dentro di te, vive dentro di noi. Questo abbiamo bisogno. Amen? Gloria a Dio, che il Signore ci aiuti. Vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Quanto è importante che dentro di noi ci sia lo Spirito della verità. Ma se non c'è lo Spirito della verità nel cuore di una persona, c'è uno spirito contrario, il contrario della verità. Cos'è il contrario della verità? La menzogna, la bugia, la falsità. Se dentro di te non c'è lo spirito della verità, e Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita, perciò è lo spirito di Gesù Cristo, lo spirito del Signore, lo spirito della verità, e questa verità ci rende liberi. Ma se nel tuo cuore o nel cuore di una persona non c'è lo spirito della verità, c'è uno spirito della bugia, uno spirito dell'inganno, uno spirito del diavolo. E le persone non vivono nella verità, vivono nell'inganno, nella falsità, una vita falsa, una vita soltanto di apparenza. Ma se dentro di noi, alleluia, c'è lo spirito della verità, noi possiamo essere veri, veri cristiani, non solo qui, perché fratelli, è facile essere cristiani qui. Io vengo qua, porto la mia Bibbia sotto il braccio, chissà, mi metto una bella camicia, una bella cravatta, mi pettino, mi preparo, faccio il cristiano qui, e poi fuori come sono? Nel lavoro come sono? In casa come sono? Sono vero? È facile essere veri cristiani qui, tra virgolette, ma l'importante è che noi, con l'aiuto del Signore, col suo Spirito Santo nel nostro cuore, lo Spirito della verità, noi possiamo essere veri, perché il Padre sta cercando veri adoratori. Amen. Veri adoratori, in spirito e verità, noi vogliamo essere quelli. E per essere veri adoratori noi dobbiamo amare Gesù, amare la parola di Gesù.
Io non posso essere un vero adoratore se io non seguo la parola di Gesù. Questo è molto importante che lo sappiamo. Cari giovani, ecco perché abbiamo bisogno di chiedere al Signore con sincerità, e dobbiamo essere sinceri in questo. Ognuno di noi ha una responsabilità. Dobbiamo dire: Signore, aiutami a seguire la tua parola. Signore, aiutami ad amare la tua parola. Aiutami, Signore, a osservare la tua parola. Allora noi vivremo ogni istante con lo spirito della verità. C'è lo spirito della verità nel tuo cuore? O c'è lo spirito della menzogna, della falsità, dell'inganno? Questa parola è molto importante, fratelli, ragazzi, giovani, e per tutti noi, che noi abbiamo lo spirito della verità e non uno spirito del mondo, del diavolo, del male, del peccato. Puoi dire in questo momento al Signore: Signore, io voglio lo spirito della verità. Alleluia. Gloria a Dio. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere. Vedete, adesso finisco. Lo spirito della verità il mondo non lo può ricevere. Sapete perché? Perché il mondo non ama la parola di Dio. Le persone carnali, i peccatori, i ribelli, non possono ricevere lo spirito della verità. Lo spirito della verità lo possono ricevere soltanto quelli che amano e ubbidiscono a Gesù e che vogliono seguire la sua parola, la sua verità. Gloria a Dio, che il Signore ci aiuti, cari, ad avere un cuore sincero, ad avere un cuore umile. Dice la Bibbia che Dio fa grazia agli umili, ma Dio rigetta i superbi, gli orgogliosi. Ecco perché il mondo non può ricevere lo spirito della verità, perché le persone del mondo sono superbe, orgogliose, ribelli. Loro non vogliono ascoltare le parole di Cristo, ma beati coloro che ascoltano. Tu adesso sei beato perché stai ascoltando queste parole, e io prego che queste parole rimangano nel tuo cuore e che ti illuminino, alleluia, che ti liberino, queste parole che possano trasformare la nostra vita. Questo è quello che abbiamo bisogno. Allora questo pomeriggio, con l'aiuto del Signore, ognuno di noi deve presentare il cuore a Dio in maniera personale. Sei tu davanti a Dio. Tu devi avere questa fede, che tu adesso sei, chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi. Tu sei davanti a Dio. Tu sei davanti a Dio, io sono davanti a Dio. E davanti a Lui noi dobbiamo lasciare tutto il nostro cuore nelle sue mani, affinché Lui lo trasformi, affinché Lui lo purifichi, affinché Lui lo illumini. Metti tutto il tuo cuore nelle mani di Dio. Parla con Lui nel tuo cuore. Davanti a Lui digli: Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno, Signore, che Tu mi illumini con la Tua parola, che Tu mi guidi, Signore. Metti dentro di me, Signore, lo spirito della verità. Amen.
Signore, io voglio lo spirito della verità che mi libera, dall'inganno, dal buio, dalle tenebre, dal male, Signore. Signore, aiutami ad amarti, Signore, come tu hai detto, se mi amate, osserverete la mia parola. Signore, aiutaci a osservare la tua parola, a concentrarci verso la tua parola, Signore. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, alleluia. Aiutaci, Signore, a concentrarci nella tua parola, Signore. Ad amare la tua parola, Signore. Ad avere un desiderio sincero di ubbidire alla tua parola. Perché è così che tu ci dai lo Spirito Santo. Quando tu vedi in noi questo desiderio, questa disponibilità, quando tu vedi in noi, Signore, questo tipo di cuore, Signore, che ti vuole ubbidire, che ti vuole seguire, Signore. Padre, Dio onnipotente, ti presentiamo questi ragazzi che sono qui, Signore. Signore, illumina il cuore di questi giovani che sono qui. Tu conosci la loro vita, tu conosci il loro bisogno, tu conosci le loro afflizioni, i loro pensieri, le loro paure, Signore. Se c'è qualche pensiero, qualche confusione, Padre, Signore, ti prego, illumina questi ragazzi, questi giovani, alleluia, con la tua parola che abbiamo pronunciato, abbiamo proclamato, Signore, nel nome di Gesù, per fede, Padre. Vogliamo dire sì alla luce, alleluia, nel cuore di questi ragazzi, alleluia, nella mente di questi ragazzi, sì alla luce, Padre, alleluia, nella loro mente, Padre, sì alla luce del Vangelo, sì alla luce di Gesù Cristo, alleluia, allontana ogni pensiero maligno, Padre, allontana ogni spirito maligno di questo mondo, allontana, Signore, ogni dubbio, Signore, ogni ribellione dalla mente di questi giovani, Signore, come tu hai fatto anche con noi, Signore, perché noi eravamo ribelli, peccatori, eravamo persi, ma tu ci hai illuminato, Signore, con questa luce gloriosa della tua parola, della tua verità, Signore. Ti preghiamo, Signore, rimuovi ogni velo, alleluia, dalla mente di questi ragazzi, Signore. Qualsiasi incomprensione, qualsiasi, Padre, incertezza, rimuovila, Signore, alleluia, tocca, Signore, i loro cuori, illumina nel nome di Gesù la loro mente, Padre, che loro possano avere un incontro con te, Signore, metti un marchio, un sigillo della tua presenza nel cuore di questi ragazzi, Padre, che la tua parola continui, Signore, a lavorare nei loro cuori come un seme che porta frutto, Signore, che anche se non si vede subito, non si vede all'istante, ma quel seme germoglia, Padre, quel seme cresce, Padre, nella terra, così che questa parola, Signore, porti frutto e possa crescere nella vita di questi giovani, di questi ragazzi che sono qui, Signore. Nel nome di Gesù e nella vita di ognuno di noi, Signore, vogliamo essere veri cristiani che amano Gesù, che amano la tua parola, che ubbidiscono alla tua parola, alla tua volontà, Signore. Nel nome di Gesù, alleluia, Signore, dacci questa gioia, Signore, della tua parola nei nostri cuori, Signore, nel nome di Gesù. Noi lasciamo la nostra vita ai tuoi piedi, Signore. Sì, ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo. Purificaci da ogni male, purifica. Metti pace, Signore, nel cuore di ognuno di noi. Come abbiamo letto, Signore, tu ci lasci la tua pace. La tua pace non è come il mondo la dà, Signore. Vogliamo che questa pace riempia profondamente il nostro essere, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Che ci sia rispetto
verso la tua parola nel nostro cuore, Signore. Una profonda comprensione, una profonda devozione. Alleluia! Verso la tua parola, Gesù Cristo. Ti amiamo, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Alleluia, Signore. Spezza ogni catena, Padre. Distruggi ogni fortezza, ogni ragionamento malvagio contorto. Signore, libera, Padre, nel nome di Gesù Cristo, ogni cuore, Padre. Lo crediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Perché le tue parole non tornano indietro a vuoto, Signore. Grazie. Nel meraviglioso nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio cantare un inno prima di finire. Dice: o Gesù, grazie del tuo amor per me. Amen. O Gesù, grazie del tuo amore per me, perché in un istante libero mi fe, mi ha fatto libero. Amen. Gloria a Dio. O Gesù, grazie del tuo amor per me, che in un istante libero mi fe. Alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre perché tutto sei per me, sei il mio Signore. O Gesù, grazie del tuo amor per me, che in un istante libero mi fe. Alzo la voce, lodo te, ti loderò sempre perché, alleluia, tu Signore. Alleluia, Signore, ti ringraziamo, Signore, ancora in questo momento per la tua parola che ci hai voluto dare, Signore, per questo insegnamento. Fai sì che rimanga nei nostri cuori piantato, radicato, Signore Padre, che porti frutti per la tua gloria. Signore, accompagnaci adesso dovunque andremo, guidaci, Signore, in ogni passo, in ogni istante, Signore, che possiamo guardare solo a te, guardare solo a te, che sei la parola vivente, il maestro, l'autore e compitore della fede. Noi vogliamo lasciare ogni cosa ai tuoi piedi, Signore, e ringraziarti ed adorarti e glorificarti, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Oh, alleluia, grazie Gesù. Grazie Padre. Amen. Grazie Signore. Benedetto il nome di Gesù. Amen. Grazie Signore. Oh, alleluia, alleluia. Grazie Signore. Amen.